pane deve essere duro, deve essere un pane che ha già qualche giorno. Ad intridersi d'acqua, scura l'acqua adesso. Poi a mano si strizza il pane bagnato e prendiamo un'altra ciotola e lo sbricioliamo così. Dopo che il pane è stato bagnato e sbriciolato e asciugato, lo si mette da una parte a riposare. Ecco. Bene, a questo punto si prende un pomodoro, due costole di sedano, perché sono pochi gli ingredienti che compongono la panzanella, e due cipolle. E alla fine si fa il pomodoro a pezzettini, cubetti piccoli. Si prende il pane, si butta dentro una ciotola più grande e poi un po' di verdura. Si gira, un po' di sale, olio, e aceto di vino. Si butta dentro il resto del pane e della verdura, un altro po' di sale, olio e aceto. La panzanella è pronta, adesso noi ci mettiamo sopra anche un po' di basilico fresco che gli dà un sapore molto estivo. Ecco fatto, questa è la panzanella.